oggi vediamo una cosa un po' particolare. Nel momento più perfetto non poteva capitare questa cosa. Vediamo come si fa a fare le lezioni Skype di batteria, le lezioni comunque da casa. Ciao Enrico Parolin, oggi ho deciso di fare un mini tutorial che parla di Skype, di come fare lezioni su Skype. La motivazione è perché in questo momento in tutta Italia ovviamente stiamo tutti alla ricerca di informazioni. Io ho avuto la fortuna negli ultimi 2-3 giorni di avere un paio di amici, Roberto Parolin e Ivan Prevedello, che mi hanno aiutato appunto a conoscere questo mondo. Volevo dirti anche che per me è la prima esperienza, io non ho molte esperienze in passato di queste cose qua e quindi ovviamente adesso stiamo correndo un po' tutti ai ripari. Prima cosa da scegliere: è meglio una scheda audio o è meglio un mix? Personalmente pensavo di fare attraverso la scheda audio, ma mi hanno consigliato di utilizzare un mixer. Ti faccio vedere che ho microfonato tutta la batteria all'interno appunto del mixer per poi entrare nella scheda audio. Io ho una scheda audio da 8 canali con un mono. La motivazione è perché su Skype in realtà tu puoi, e poi lo vedremo, tu puoi settare l'audio ma con un canale mono, semplicemente perché Skype è nato per le conversazioni, quindi non per un multicanale, mettiamolo così. Come vedi, il mixer ha 5 entrate, 4 microfoniche, un canale per la voce che ho un microfono a Valier, e poi qua entrano le basi. L'uscita per me, per l'ascolto, è una cuffia. Poi da qui esco con un canale mono L, vado direttamente nella scheda audio che ti faccio vedere, che è qui a fianco. Come dicevo, ho una Presonus da 8 canali utilizzando un canale, il primo, come puoi vedere. Dalla scheda audio ritorno in FireWire per avere ovviamente il collegamento su Skype. Seconda cosa importante: preferisci avere una telecamera integrata dal computer oppure preferisci avere una telecamera, una tipo una webcam esterna? Nel mio caso ho scelto di avere una webcam esterna, è una Q8 che si collega al computer con USB. Credo sia USB 3. La motivazione è perché il nostro strumento, essendo uno strumento diciamo ampio, ha bisogno un po' più di larghezza di telecamera. Ultimo obiettivo importante: io ho scelto Skype, però ci sono altri tipi di piattaforme. Ho sentito parlare di Hangmeet, ho sentito parlare di Zoom, ho sentito parlare di tutto. Io ho preferito Skype perché è molto più semplice, diciamo è più intuitiva, e ha al suo interno, adesso ti farò vedere, la possibilità di settare ogni singola conversazione. Entri su Skype, è gratuito questo collegamento. Ovviamente vai qui a fianco dove c'ho le impostazioni. Se vedi c'è l'impostazione, entri su una casellina diciamo dove hai la possibilità di scegliere varie opzioni. Io scelgo audio video. Al suo interno mi trovo in questo momento solo l'integrata. Vado ad accendere la mia fotocamera. Ecco, in questo momento puoi ben vedere che ha selezionato, come in questo caso qui sopra, ha selezionato la Q8. Se io torno indietro, come vedi, mi dà l'integrata, ma come hai già capito io preferisco la Q8 per il semplice motivo che mi dà la visione totale del mio strumento. Ovviamente facendo lezione l'allievo può vedere tutto lo strumento, puoi parlargli insomma delle mani e quant'altro. A questo punto niente, io ti ringrazio, ti auguro una buonissima giornata, spero che questo video ti sia stato utile, probabilmente ti è utile molto più questo di tanti altri dei miei video. Se ti va condividilo, metti un bel like, seguimi insomma nelle mie pagine. Oggi ovviamente non c'è un PDF, non c'è assolutamente niente. Aggiungo che mi dispiace di aver fatto il video con la telecamera in mano perché si è visto molto ballare, però per velocità, per velocizzare tutto il discorso, ho preferito così. A questo punto ti ringrazio, ti auguro una buonissima giornata e stammi bene. Ciao, Enrico, è tutto, via.